Ehi la ciurma, io sono Mazzo Tess e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Torniamo subito in mantinente a Perth. Vuoi well rest? Ah sì, perché hanno dormito bene. No, non voglio Haife, scusatemi. Cioè, beh, Haife potrebbe tornarci utile, ma... no, dai. Ma potrebbe essere carino portare lei, in realtà, visto che lei che ci ha detto di... picchiare... no, Katie lo voglio. Facciamo Gunnar, dai. Sperando che non ci serva un combattimento, perché so con due arcieri e nessun corpo a corpo potremmo avere un po' di problemi, soprattutto perché è Gunnar quello che toglie lo scudo. Vedremo. Perché Till non sa ancora l'uso del Feels like I spent fuoco. more of my life in this town than in the Highlands. Gotta be careful or I'll go soft. Ah, dice che ho visto tutto attentissimo qua. Qui. Potrebbe intenerirsi. Allora, no, mettiamo di nuovo l'alt. Ah, quello è il battelliere. Ma tra l'altro la nostra nave, abbiamo la nostra nave parcheggiata qua adesso. No, qua è la casa del re. Non volevo andare alla casa del re. La nostra... Guardalo! Guarda che bella. E ci sono tutti qua, eh? C'è Morkan, ci sono... Chi è Collock? No, questo non è uno di noi. Vedi, Sigun, Senor, Sveina, Svala. Svala e Sveina sono sempre vicini, mi fanno ridere Svala e Sveina. Prima di andare al tizio, chi che era che qua vendeva erbe? Ah, però no, aspetta, andiamo dal tizio perché ci daranno un prezzo più... un prezzo migliore se ci ammicchiamo i tizi. Sound. Ciao Costantin, sei sorpreso di rivederci? Bene, ti abbiamo portato una testa, vedi se ti fa piacere. Costantin Macpergusa? Ora un po' meno disputato re dei Pitti, ti guarda con curiosità. Come un corvo che guarda una battaglia. Pensavo di essere stato chiaro l'ultima volta che ci siamo visti. Mostriamo la testa. Ti ho portato la testa di Conal MacTaig. Rimane stupito. Pensi che stia per sorridere, ma... invece si siede pesantemente. Spiegati. Conal stava incontrando un altro gruppo di vichinghi sulla costa. L'abbiamo fermato e lo abbiamo ucciso prima che ci arrivasse. Ah, un incontro segreto con dei vichinghi, dici? Immagino, cioè, ragiono su quali schemi potesse pianificare quel vecchio cane. Non lo sapremo mai. Rendo la mia situazione chiara. Ci sono stati molti re di Pictavia nella storia. Ma nessuno ha mai unito i clan sotto un solo stendardo. Voglio semplicemente fare questo, e ancora di più. Sto lavorando su un'unione con i nostri vicini ad Alriata, all'ovest. Non è un obiettivo semplice. Se vuoi essere mio alleato, o anche solo di stabilire del commercio tra i nostri reami, voglio prima chiederti... Devo prima chiederti molto. Più di quanto chiunque abbia bisogno di chiedere. Comunque, francamente, ripagherò ampiamente. Ti chiederò di agire con il mio agente. Nello stesso modo in cui fa Grain. Chi era già Grain? Ah, è la sua amica che ci ha portato qua. Quindi prima che continuiamo, mi aiuterai? Va bene, però ho paura che poi ci mettiamo contro quello di Northumbria. Metto la mia fede in te, Mazzetes, figlio di Thegn di Skjern. Quindi facciamo mercenari per un re straniero? Come Meginbjörn. Non è
È stato il lavoro mercenario che ha ucciso il nostro Thegn. Da quel che mi ricordo, era dai lavori da mercenario che ha portato le più grandi delle ricchezze. Mi avete già fatto un grande servizio. Conal e il suo clan erano il più grave pericolo per il mio regno. Ora posso girare la mia attenzione per una preoccupazione che mi ha dato parecchio da pensare per un lungo tempo: la religione. Mazzetes, io sono cristiano. La maggior parte dei clan di Pictavia anche sono cristiani, ma molti non lo sono, ma alcuni non lo sono. Questa divisione continua a creare problemi e debolezza se non viene presa in questione. Facendo a Grain e dice: la bella Grain semplifica come questo problema dovrebbe essere risolto. È capace di portare Cristo nel cuore, ma nonostante tutto paga tributo ai vecchi dei allo stesso modo. Ho costruito una grande chiesa per vincere il favore dei miei seguaci cristiani. Ora devo mostrare ai pagani che sono tollerante delle loro credenze differenti. È ammirabile da parte tua di cercare una soluzione pacifica. Se dobbiamo. Mi sa che è Asley, però devo perso. Se dobbiamo unificare la vecchia fede e la nuova, abbiamo bisogno di un leader religioso. So il modo per trovarlo, se le storie sono vere. Grain conosce i particolari sulla questione. Vai, dille che cosa deve essere fatto. La morte di Conal mi ha aperto nuove possibilità. Finalmente posso fare dei piani. Si gira e quindi vuol dire che possiamo andarcene. Ok, parliamo direttamente con Grain allora. Sembrava molto carina Grain, poi dopo abbiamo visto l'altra Aifa. Quindi ha ucciso Conal McTighe. Suppongo in base a quello che ti ho detto, eh. Non era quello che avevo in mente, ma ben fatto comunque. Ho cercato di tracciare il bastardo per mesi. Come hai fatto a trovarlo? Preferisco non dirlo. Hai paura che possa fare del male a quelli che ti hanno aiutato? Tutto quello che volevo sapere, tutto quello che volevo era ottenere Conal. Il suo clan non è un problema a noi. Ma comunque, tieniti i tuoi segreti se devi, ero semplicemente curiosa. Ah, parlando di curiosità, Aife ha chiesto il mio permesso per viaggiare con te. Ho detto alla principessa che può fare tutto quello che vuole. Ah, vedi che ho fatto bene a portarmi Aife dietro. Aife tossisce inconfortabilmente quando Grain la chiama principessa e c'è cioè, un po' a disagio di essere chiamata principessa. E Grain le fa una piccola smorfia. Imparerai ad apprezzare i suoi talenti, non confondere i suoi atteggiamenti da ragazzina per una che non sa difendersi. L'ho vista apparire un uomo dal ventre fino alla gola. Mareo. Grain, dammi tregua. Non ho capito. Ah, dove eravamo? Ok. Costantino ha bisogno di dimostrare in qualche modo che non vuole purgare i pagani appena il suo potere sarà solidificato. Quindi ha bisogno di una figura per rappresentarli. Questo è abbastanza un problema. Dagli antichi de tempi dei Romani, il paganesimo ha avuto vita difficile da queste parti. Le cose erano buone e ben organizzate sotto i druidi, ma i romani le hanno uccisi tutti. Eccetto uno, per quello che dice la storia. Ed ecco quello che interessa a noi. Dicono che questo sia ancora vivo. L'impero romano non era centinaia di anni fa? Lo era.
Se questo uomo è ancora vivo, deve essere almeno una persona di un migliaio di anni. L'ultima dei druidi, immagino. Quindi cosa vuoi che facciamo? Non so esattamente dove lui sia, ma conosciamo il suo nome. Mirrdin Emrys. No, Mirrdin non è quel tizio che ci è apparso tutto il tempo. È tutto quello che abbiamo. Porca miseria. Ora, con questo Conal MacTaggert, con questo problema di Conal MacTaggert, non abbiamo avuto molto tempo per occuparcene. Ma quando avevo chiesto intorno a proposito di lui, ho scoperto che i pagani hanno davvero le labbra serrate. Non si fidano di me per il discorso della cristianità e... Il grande corvo che ho tatuato in faccia non sembra sufficiente per loro per darmi credito. Ma voi non siete cristiani. Dovreste riuscire a scoprire di più da questi bastardi paranoici. Ammettendo che abbiano buona ragione di stare in guardia, ma comunque. Verrai con me? Big Lug non so cosa sia, penso che dica una cosa. No, furbacchione, ho i miei problemi per cui occuparmene. Uno in meno, grazie a te, ma non è ancora finito tutto. Comunque sembra che sei ben equipaggiato per occuparti di questo. È solo un uomo vecchio, un ve molto 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 vecchio uomo, eh? Quanti problemi potrebbe darti? Da che parte inizio? Beh, l'unico posto dove i pagani si ritrovano è quel posto vicino al mare sulla costa. Dovresti iniziare a chiedere là, magari qualcuno sa qualcosa o due riguardo al druido. Ok, troverò il vostro druido. E appena lo fai, sarai un passo più avanti a un'alleanza con Caustantin, re di Pictavia. Solo trattami Hype bene, eh? Sentito? Se la tratti male, non la rispetti, lo prenderò per un non rispetto di tutta la cultura dei Pitti. Chi vuole fare qualcosa da Hype? Super grazioso e gentile. Ciao, Costantin. Grazie, gliel'ho lasciato la testa, vero? Non è che ce la stiamo portando dietro. Perché ero ancora cicciolo e dovevo spostare la faccia col di... Vabbè, mi verrà mai in mente? Non lo so. Probabilmente sono semplicemente una persona stupida e nulla. Allora, mentre eravamo qua, dovevamo anche occuparci delle faccende del nostro... No, qua no. Tra un giorno siamo a posto, tra l'altro. Non ci ha dato dei... Ah, siamo ancora neutrali anche con i pitti. Ah, ma non avevamo niente con i pitti prima. Non ce ne fregava proprio nulla di noi. Ma di inventario invece lei c'ha qualcosa di... Abbiamo qualcosa di più ficcante per lei? No. Willow. Willow. No, è messa meglio. Invece di armatura abbiamo qualcosa da darle? No. Talismani, no. Quest items li abbiamo dato via, il coso. Scarborough è giù. Cos'è che dobbiamo fare? Ah no, la missione, scusatemi. Cos'è? La saggezza degli antichi è quello dei pagani, ok. Allora, questo qua. Ah no, dici semplicemente parla e chiedi se trovi qualcuno che riconosce quel... Ah, la druida magari, la strega? Dov'è che stava la strega qua? Ah, ma sono due, ce n'è uno qua. Yrik Macquire e Mael Patraic MacBresail. Mael Patraic, Mael Bestail. Wallach. Wallach.
Dove? Ah, sì, però devo fare tutto il giro dell'oca qua. Aspetta, ma questo fabbro magari sa qualcosa? Visto una collana come questa? L'ho fatta io! Poi si ricorda che non gli piace, quindi si interrompe. Chi te l'ha commissionata? Non te lo dirò. Dove l'hai avuta comunque? È mia, me l'ha data mia sorella prima di morire. È tutto quello che mi è rimasto di lei e dei miei genitori. Una storia verosimile. Lei ha ucciso il suo possessore e l'hai rubata, eh? Non è vero? Ma figlio di una... Oh, fermo ora, Udrost. Stanne fuori da questo, fai silenzio. Provo il senso. Ok, successo. Lo spieghi e pian piano le convinci che Katie le ha un figlio perso di Pictavia e che è giusto che si riconnetta con la sua famiglia. Va bene, hai ragione. Non c'è bisogno di continuare, ti dirò quello di cui hai bisogno. Quella collana apparteneva a Gormlight, che era sposato con Lachlan. L'ho fatto per il loro matrimonio più di 30 anni fa. Avevano una piccola fattoria vicino alla costa. A est e nord-est di qui. Se non l'hai uccisi, probabilmente stanno ancora là. Interessante, quindi mi sa che dobbiamo andarcene. Ma curiosità, se io prendessi la nave, mi fa tornare a casa, casa, casa? Oppure mi dice solo ci spostiamo e dico. Cioè, probabilmente ci fa spostare anche più rapidamente per andare giù in Northumbria rispetto che farcela a piedi o con i cavalli. Sta caricando qualcosa. Non è che ci riporta a casa in automatico, no. Okay. Ah, qua c'è la cosa dei nordici. Qua c'è Scarborough, qua c'è York. Noi dove dobbiamo andare? No, dobbiamo andare. Dal tizio di Ketil. Quello di Ketil dovrebbe essere qua vicino. Poi possiamo prendere la nave e andarcene là. Che dite? Rientriamo con i soliti 5. Tanto dobbiamo uscirne subito. Ancient powers influence this place. Can you feel them in the soil? Ok, Roskva. Rocking the trees. This site was chosen for a reason. Sì, dobbiamo andare a piedi. Vadi, di qua. Se segna qua, probabilmente perché è il posto più vicino. Fortunato che siamo fermati col fabbro. Io stavo per andare dalla strega, invece mi ha detto, ma dai, fermiamoci qua a parlare con lui. Ed effettivamente ci avevamo preso. Ci avevamo preso. Questo è il re di Northumbria, pare. Questo è Slaefer. Allora, dov'è che ci ha detto di andare? Est nord-est. Ah, oh, beh, bel posto di su, eh. Questo cos'è? Ah, il posto dei Celti dove mi ha detto di andare per... Eh beh, allora facciamo che unire l'utile al dilettevole. Se qua arriveremo un po' stanchini, ma scopriamo degli accampamenti in mente. Allora, qua c'è... Una chiesa dove probabilmente ci cacceranno come al solito. Qua c'è un accampamento, ma allunghiamo un po'. Non vorrei allungare troppo in questo momento. Ok, qua invece è a posto. Ah, ok, Nefia cade.
Spendiamo 10 per tirarla su. Va bene, ok. 10 rope vuol dire che hai perso 10 di rope. Ma rope? Ah no, rope sono quegli affari che non vedi qua, sono quegli affari per costruire gli ammenicoli. Che non li vedi neanche qua all'inventario. Ah sì, qua in fondo. Veleno. E tra l'altro questi dove... Cioè, li troviamo solo nelle cose che apriamo, non è che possiamo, o magari rompendo gli affari quando avremo Tinkerer abbastanza alto. Sì, perché sono tutti affamati, per cui dobbiamo fermarci qua. Per forza. Tra l'altro direi che la situazione è ottimale, questo campo non è occupato, per cui direi che posso tagliare qua, fare tutti dormire e ci vediamo prestun. Vi invito come al solito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti! Thank you.